Click, ben ritrovati miei cari avventori dell'Uisona. Barcalcio alla fine non ci dice neanche male. Bologna-Milan rinviata ufficialmente a data da definirsi, almeno io non ho letto, forse non ho neanche cercato con tanta attenzione, ma penso non ci sia ancora una data disponibile, quindi Bologna-Milan non si giocherà comunque in questo weekend. Le motivazioni le sappiamo tutti, no? L'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, in particolar modo Bologna, che ha veramente, con l'alluvione, campa a cavallo che l'erba cresca per riuscire ad arrivare Borgo Panigale, San Lazzaro, passando ad esempio, ma ovunque, non solamente per i viali, quanto ci si metteva delle ore, e quindi avrebbe dato alla mazzata ulteriore, questo è poco ma sicuro, un impegno come Bologna-Milan. Se poi si riesce ad unire l'utile al dilettevole e permettere a Lepore di essere in tribuna VIP, ancora meglio, povrato anche lui, che gli hanno fatto costringere, dico io, ovviamente costringere in maniera simpatica, che te possino, come direbbe buon Fenuzzi, nei confronti dell'Epore, no, che non è stato Birmingham a vedersi Aston Villa Bologna, neggia la pioggia che non l'ha potuto far partire, neggia se solo, vabbè, comunque detto questo, no, che la sorte, perché ho detto che la sorte viene in nostro favore, perché rinviare Bologna-Milan vuol dire giocarsi prima le partite sulla carta più facile. Adesso vado a memoria che cosa abbiamo: il Cagliari-Lecce, potrei sbagliare però, ma mi par di ricordare Cagliari-Lecce, che sulla carta dovrebbero essere, secondo il ragionamento dei nostri dirigenti e dunque di Vincenzo Italiano, partite dove dovremmo cercare di ottenere massima posta in palio, almeno si spera, perché abbiamo in realtà già incontrato parecchie compagini di media bassa classifica e sappiamo che la maggior parte di questa all'infuori di Monza non siamo riusciti a ottenere la posta in palio piena. Dunque staremo a vedere se con Cagliari-Lecce ci si riuscirà. Certo è che mi viene da dire, insieme a quella del Monaco, perché penso che la prossima in Champions League sia Bologna-Monaco, in senso italiano si gioca parecchio in questi tre incontri. Poi vediamo quando verrà recuperata quella con il Milan, ma qui ci si gioca parecchio, e laddove dovesse continuare sulla falsa riga, cioè di un punto medio a partita da racimolarsi, forse la dirigenza deve anche incominciare a pensare di aprire il cassetto delle alternative, perché io ho sentito molti dire che colpe ne ha Vincenzo Italiano. Ma come, che colpe ne ha Vincenzo Italiano? Vincenzo Italiano ha la massima colpa, insieme alla dirigenza, insieme a Saputo, insieme ai giocatori. Sono tutti con la massima colpa, in quanto tutta la squadra Bologna Football Club deve distribuire le colpe di quello che sta accadendo. Le motivazioni ve le dico velocemente, quindi è inutile stare a dire ma in realtà chi ha massima colpa è questo, tutti quelli che fanno parte del gioco e che non ne vanno fuori, ma che mangiano all'interno del polentone, hanno massima colpa. Incominciamo da Vincenzo Italiano. Perché ha massima colpa Vincenzo Italiano? Uno, perché quando è arrivato non si è imposto con la dirigenza, gli hanno venduto cani e porci, e si è fatto andare bene la qualunque in entrata. Basti pensare che abbiamo sostituito Zirkzee con Dallinga, pagandolo tra l'altro fiofio di soldi, che potrebbe aprirsi quadra tonda graffa, perché non siamo andati su altri profili. Se lo vuoi giovane, ad esempio, perché non siamo andati su Bonny, che magari ad agosto ci veniva a costare anche qualcosa di meno di 15 milioni, adesso invece sarà una presa impossibile da farsi. Perché noi non siamo andati subito su Reteghi? Perché non siamo andati subito su Duran, forti e decisi? Qui bisognerebbe che qualcuno ce lo spieghi. Invece alla fine siamo andati a prendere Dallinga. Abbiamo sostituito Calafiori con Erlich, che era sceso in Serie B col Sassuolo, o peggio ancora con Casale, che nell'ultimo anno e mezzo, a detta sua stessa del protagonista, vive un momento difficile, per cui è dovuto scappare da Roma, sponda biancoceleste, per venirne fuori, e ovviamente, come spesso accade, i problemi ti inseguono quando non li sai risolvere tu in autonomia, perché in realtà il problema è qua e non è nel luogo in cui stai attorno, ok? E abbiamo fatto le prese che sappiamo, prese che non erano pronte, vuoi perché gli infortuni, tipo Pobega, da un anno e mezzo, forse due, che fermo ai box, non ha mai più giocato dai tempi stesso di Italiano allo Spezia, vuoi perché abbiamo preso giocatori che non hanno mai giocato da titolari, vedi Samu Ilie Junior, dove non si può trovare nella sua carriera una stagione da titolare, e vuoi perché siamo andati a prendere i Dominguez, che sono giocatori che sapevi non essere pronti. Allora qua, ragazzi, è anche demerito di Vincenzo Italiano, che deve aver avallato, perché se non ha avallato è ancora peggio, perché se non ha avallato vuol dire che la dirigenza ha scelto Italiano perché sapeva che scegliendo Italiano faceva i suoi porci comodi. Invece, in vero, se fosse rimasto Thiago Motta, dottore, hanno fatto di tutto per trattenerlo. Di ogni, ma come, dottore, non lo vedi? Hanno preso Dallinga al posto di Zirkzee,
Erlich e Casale, ben due, non uno, al posto di Calafiori. E poi hanno preso Dominguez, hanno preso Ning Junior, hanno preso Cambiaghi al posto di Selemakers. Dottore, ma come mi vuoi far dire che queste non sono le mosse che dovevano far convincere Thiago Motta a permanere? Dottore, ma dottore, allora forse, no, aspetta, se ragioniamo con la testa in autonomia, cazzo, vuoi vedere che questo coglione col cappello potrebbe anche averci ragione? Effettivamente c'è qualcosa che stona. Ma una volta che la nostra dirigenza ha dato il ben servito dunque a Thiago Motta, ma prendiamo bene quello che è abbastanza malleabile e che ai microfoni non ci fa fare la figura dei, come si chiamano quelli, dei tordi, ok? Dei tordi, non dei tardi, dei tordi, che non ci fa fare la figura dei tordi e non ci va a vendere i giocatori perché non gli piacciono, perché poi viene a dirci ma questo non lo riesco a far giocare bene, vabbè, mollà, che in passato avevamo degli allenatori, fior fior di allenatori, a cominciare da Donadoni, passando da Inzaghi, finendo per Mihajlovic, che vabbè, mollà, si facevano poi andare bene la minestra riscaldata ed erano lì col cucchiaio che rimescolavano. Com'è che Thiago Motta questo non lo vuole fare? Andiamoci a prendere uno più come empatico italiano, facendo delle grasse battute all'interno della stanza dei bottoni, che lo sa solo Cristo, anzi lo sa solo Lepore probabilmente. Comunque, queste ricostruzioni molto, molto ilari che stiamo facendo tra di noi, ovviamente per indorare la pillola, è ironia, per chi non lo capisse, perché c'è anche qualcheduno che potrebbe faticare, allora lo specifichiamo, chi sia mai, ok? Quindi torniamo su quello che si stava pronunziando e andando a raccontare. Dunque, già si spiega italiano quali colpe possa avere, ragazzi, non l'avete capito, ve la dico palese, mancanza di carattere, oltre a non riuscire a trovare il filo d'Arianna nella squadra che gli è stata costruita e su cui lui deve, per le ragioni poc'anzi dette adotte, avallato. Ok? Voglio ricordare che quando se ne andò Mihajlovic, che lasciò una squadra ai minimi storici, e arrivò un certo Thiago Motta, con quei cadaveri che sembravano essere, è riuscito ad ottenere il sesto posto, poi nono, perché non è arrivato dall'inizio, ma tarando l'entrata di Thiago Motta il primo anno lui è finito sesto, e il secondo anno ha fatto ancora meglio finendo quinto. Quindi qualcheduno a suo tempo con dei cadaveri è riuscito a rivitalizzarli. Voglio ricordare che quando è arrivato lui c'era Posch che non si sapeva chi fosse, c'era Orsolini che sembrava essere ormai tremebondo, c'era Zirkzee che era parcheggiato non si sa dove, c'era Ferguson che non sembrava essere neanche un giocatore di calcio, è arrivato Thiago Motta, sembrava quasi, no? Ed è diventata quasi una squadra di calcio, ed è riuscito persino a far sembrare una dirigenza assennata i nostri uomini, e l'ha ricorcuto tutto il suo staff, perché poi parliamo solo di Thiago Motta, ma quando parlo di Thiago Motta parlo di tutto il suo staff, gente che lavora con la testa, con intelligenza. Quindi insomma ci siamo capiti, no? Quali colpe possa avere Italiano, poveretto, ha la colpa giustamente di aver preso un nuovo contratto di una squadra che gioca la Champions League, quindi non gli pareva vero. Lui è un po' il pokerista che ha perso due finali di Conference League, si è vista la Champions League, ormai nessuna grande squadra voleva più puntare su di lui perché si è bruciato, ma poi è arrivato il Bologna del Fenuzzi, e allora Sorbolina non ci pareva vero di andare a tesserare un allenatore che di copertina negli ultimi due anni è arrivato in finale di Conference League, così che possiamo far vedere che qua si punta in grande, ragazzi. Abbiamo preso uno che di finali ne ha fatte tre, mettendoci dentro anche quella di Coppa Italia. Sorbolina, ragazzi, ma che allenatore abbiamo preso? Poi c'è quel coglione col cappello che dice anche che non ce l'abbiamo messa tutta. Sorbolina, pensa a te come siamo messi. Comunque, la dirigenza, ne vogliamo parlare ulteriormente delle colpe della dirigenza? Aver volutamente tirato il freno a mano e volutamente essere ritornati allo stato pre-Motta, perché dopo tutto Sorbole come si stava tranquilli, ma vuoi mettere di rivivere una stagione difficoltosa dal punto di vista del mercato estivo come quella che è stata quest'estate 2024, dove erano lì che si stavano dando probabilmente le testate contro i muri nella stanza dei bottoni di come facciamo, ma come cazzo facciamo adesso a uscirne fuori? Infatti ne sono usciti nella maniera migliore, depauperando il tutto, anche perché quest'anno erano contenti, no, in quest'estate, avendo i Calafiori 50, 60, no, di più, il Zirkzee, se solo non avesse avuto la clausola, chissà che cifra avrebbe giustamente anche raggiunto, se si voleva esagerare, ma poi bisognava far vedere alla piazza che non si poteva esagerare, avremmo venduto a chiunque e avremmo ottenuto soldi tonanti persino da Ursolini, che se mai avessimo avuto la genialata, lui sì, di venderlo, avremmo racimolato probabilmente almeno 20 milioni, quando, voglio ricordare, facevamo
fatica a darlo in diritto di riscatto, no, in diritto di riscatto ce lo avrebbero preso, ma facevamo fatica a venderlo a 8 milioni di euro perché non c'era nessuno 2 anni fa che ce li veniva ad offrire. Ma noi siamo più intelligenti, facciamo cassa con Canafiori, con Zirkzee, che sti qui sono buoni per davvero, e teniamoci Orsolini, e andiamo a prendere il Cambiaghi salutando il Selemakers, che si è già fatto anche la Champions League, che siamo anche qua, questo qui che ha anche uno scudetto sul petto, possa ottenere delle cose che poi qua a Bologna ci mettano nuovamente in difficoltà. Ma torniamo bene alla nostra mediocrità, non calcolando che quest'estate 2025 non li vai mica a vendere gli Erlich a 50 milioni e i Cambiaghi a 40 e i Dallinga a 50. E questo ha Saputo, secondo me non può piacere, è ovvio che non può piacere, da qui che dico, la massima colpa di Saputo è non riuscire a cambiare gli uomini dirigenziali, vuoi perché ormai sono, come secondo me, dei fratelli o dei figli per Saputo, e vuoi anche perché non ha le capacità da solo poi di trovare dei sostituti. L'ambiente del calcio non lo conosce, è da quando è arrivato che si affida e fa con quello che si ha. La cosa che a me dispiace è che se solo avessimo avuto dei dirigenti consapevoli, non avessimo mai avuto Fenucci, avessimo avuto, se non so come, ma a posto di amministratore delegato Fenucci, avessimo avuto Ipercassi, ok? Ma vabbè, là che ora saremmo in altre situazioni e noi saremmo l'Atalanta, e con le possibilità economiche di Saputo, chissà dove si potrebbe essere, perché la sfiga grossa, secondo me, di Saputo è che anche lui, ovviamente, non interessandosi a Modino in maniera certosina e con passione, ha mancato, ovviamente, da imprenditore quale avrebbe dovuto essere di ottimo livello, con l'azienda Bologna la gestisce in una maniera sincope, nel senso che abbiamo visto in questi anni quanto ha latitato, quanto si è dato da fare dal punto di vista economico sicuramente, ma ragazzi, non basta il punto di vista economico, bisogna darsi da fare anche sotto altri livelli. E Saputo, a parte l'anno scorso dove ce la sembrava aver messa veramente tutta, ha sempre fatto troppo poco. Se si fosse interessato di più, oggi sarebbe un De Laurentiis, che da quel punto di vista non gli si può dire niente. È arrivata nell'azienda del calcio che non sapeva niente, e oggi comunque è uno che sa quantomeno scegliersi i dirigenti. Saputo non è capace, Saputo non può farcele, quindi si deve affidare, e si è affidato ai noi, ai personaggi sbagliati, a personaggi che non sono capaci, perché abbiamo, ripeto, come amministratore delegato non Marotta, non abbiamo Percassi, abbiamo un amministratore da condominio, un amministratore che gestisce l'azienda calcio come se gestisse il condominio familiare di Topolini, ok? In quella maniera lì, dove si vende un pezzo da 500, ne si compra 5 da 100 ed è l'istasso, perché così tanto abbiamo aumentato il livello medio. Questo è il ragionamento. E allora questa è colpa massima dappertutto. Saputo perché non si è impegnato, non si è aggiornato. I dirigenti perché sono per il vivacchiamento, perché a loro la pagnotta arriva ugualmente e non hanno le castagne da togliere dal fuoco che hanno avuto quest'estate, ad esempio. Ma chi glielo fa fare di andarsi a complicare tremendamente la vita? Ma chi glielo fa fare? E l'allenatore ne abbiamo parlato abbondantemente. Qui la chiudo, voglio sapere la vostra, box commenti a vostra disposizione, e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar col campanaccio sempre attivo.